Buongiorno, buongiorno, benvenuti a tutti a questa nostra edizione del quarto corso di partecipazione. Benvenuti in questa live, in questo evento webinar di introduzione all'open government. Questo è un webinar che è inserito all'interno del corso Pratiche Digitali di Partecipazione, la quarta edizione di questo corso, ma insomma, come sapete, abbiamo deciso di aprire e rendere pubblico questo webinar in quanto ci troviamo nel caldo della settimana Open Gov Week. Come sapete, l'Open Gov Week è un importante evento che si svolge in oltre 70 paesi che partecipano all'Open Government Partnership e vi invitiamo a visitare il sito opengov.it per tutti gli appuntamenti che sono organizzati all'interno di questo evento. L'obiettivo di questo evento è quello di sostenere e condividere una cultura orientata ai valori della trasparenza e dell'integrità, della partecipazione civica e della promozione dei diritti fondamentali. Quindi per questo evento anche noi partecipiamo con questo webinar, appunto, che fa parte del corso Pratiche Digitali di Partecipazione. Io sono Federica Micale, faccio parte dello staff Formez che ha sviluppato insieme ai colleghi i webinar, scusate, i corsi relativi al progetto Open Gov. Il progetto Open Gov nel quale sono stati sviluppati i quattro mock di cui a breve vi parlerò, è un progetto che è stato di cui è titolare il Dipartimento della Funzione Pubblica. Quindi c'è stata una convenzione tra il Dipartimento della Funzione Pubblica e Formez PA all'interno del finanziato nell'ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, per cui insomma abbiamo attraverso questo progetto sviluppato quattro MOOC. I quattro MOOC sono Pratiche Digitali di Partecipazione, quello a cui molti di voi magari sono che stanno partecipando in questo momento sono iscritti, Qualità dei Servizi Digitali, Open Data e Accountability. Ci sono state e ci sono varie edizioni di questi MOOC, per cui nel caso siate interessati, potete iscrivervi a questo di partecipazione, nel caso non lo siate, non state fruendo questo webinar da iscritti, e agli altri corsi. Per iscriversi si può accedere a eventipa.formez.it e a breve, appena finisco il mio intervento, metterò in chat tutti i link diretti per iscrizione e quindi insomma, vi invitiamo ad iscrivervi perché i MOOC, ecco, questi corsi sono appunto stati sviluppati con cura per le finalità predisposte a questo progetto. Importante informazione, questo MOOC che ha avuto inizio il 9 maggio può essere ancora fruito, quindi le iscrizioni non si sono ancora concluse, ci si può iscrivere fino a venerdì 12, così come per il MOOC Accountability che è cominciato il 2 maggio. Quindi nel caso siate interessati a queste edizioni, quindi l'edizione 4 di partecipazione e l'edizione di Accountability con inizio il 2 maggio, potete iscrivervi fino a domani. Quindi nel caso, ecco, vi invitiamo a farlo, mentre per qualità dei servizi digitali e la terza edizione di Open Data c'è tempo per il primo fino al 23 maggio e per il secondo fino al 6 giugno. Come vi dicevo, a breve, finito il mio intervento, vi metterò in chat l'agenda appunto dei prossimi MOOC, questa infografica con la quale potete cliccare su ogni corso e vi porterà il click vi porterà alla pagina relativa di Eventi PA necessaria per iscrivervi. Intanto, prima di introdurvi i relatori di questo webinar, chiedo alle colleghe di avviare un'intervista che proprio il committente, insomma il rappresentante della committenza del Dipartimento della Funzione Pubblica ci ha concesso. Quindi abbiamo intervistato Sara Angeletti, direttore. Sì, ecco, non so se ancora mi vedete, insomma chiedo alle colleghe di mandare in onda l'intervista. Per
Perché un'offerta formativa sui temi del governo aperto? Beh, innanzitutto perché sviluppare le competenze del personale pubblico è fondamentale. Non a caso il tema è al centro del PNRR e il 2023 è l'anno europeo delle competenze. La formazione sul governo aperto, però, acquisisce una specifica valenza perché costituisce un fattore abilitante di tutte le politiche di riforma e di innovazione. I temi dell'accountability, della trasparenza, dell'anticorruzione e dell'inclusione sociale, infatti, sono l'ingrediente fondamentale di ogni politica pubblica. Qual è l'offerta formativa proposta dal Dipartimento della Funzione Pubblica sui temi del governo aperto? L'offerta formativa immaginata dal Dipartimento della Funzione Pubblica sui temi del governo aperto è universale, rivolta a tutti. L'obiettivo, infatti, è quello di costruire innanzitutto un dizionario comune, diffusa sensibilità e conoscenza dei temi del governo aperto. Lo strumento privilegiato in questo senso è quello dei MOOC, pillole online fruibili facilmente e compatibili con lo svolgimento dell'attività lavorativa quotidiana. Arricchiremo progressivamente questa offerta con altri materiali e corsi in presenza da remoto anche da parte di altri soggetti istituzionali, quali la Scuola Nazionale dell'Amministrazione. Le competenze sul governo aperto si sviluppano però anche sul campo. Da questo punto di vista sono fondamentali i progetti pilota di Open Government che stiamo realizzando con tante amministrazioni. Dove si possono trovare informazioni sui corsi online in partenza e come ci si può iscrivere? Le informazioni su corsi e date sono reperibili sul nostro portale OpenGov, che è il portale del governo aperto della nostra pubblica amministrazione. Sullo stesso portale troverete le informazioni operative su come registrarvi attraverso la pagina Eventi PA del Formez. Ad ogni modo, vorremmo caricare presto tutti i contenuti formativi anche sulla nuova piattaforma Syllabus Nuove competenze per le amministrazioni pubbliche. I corsi MOOC sul governo aperto, infatti, rappresenteranno una prima componente fondamentale del percorso sulla transizione amministrativa a supporto di tutte le amministrazioni centrali e locali. Grazie alle colleghe per aver mandato in onda l'intervista. Allora adesso ecco, siamo pronti per cominciare con la nostra sessione di webinar appunto dedicata all'introduzione dell'Open Government. È il primo dei quattro webinar che interessano il corso Pratiche Digitali di Partecipazione e proprio per questo chiedo a tutti i partecipanti del corso di rimanere fino alla fine della sessione perché dedicheremo gli ultimi minuti a spiegare in termini pratici la fruizione del corso. Quindi ecco, chiedo a coloro che sono interessati alla fruizione del corso, magari anche coloro che si vogliono iscrivere, che si vorranno iscrivere a breve al corso, di rimanere collegati. Io intanto vi presento i nostri relatori di oggi, Gianfranco Andriola e Massimo Di Rienzo. Lascio a brevissimo la parola a loro, vi do soltanto qualche indicazione per la fruizione del webinar. Trovate all'interno della piattaforma Zoom due modi per scriverci: la chat che state già utilizzando, e quella va benissimo per tutte le informazioni organizzative e tecniche, mentre c'è il box domande e risposte dove vi chiediamo di inserire lì domande che volete porre ai relatori, in modo tale che insomma poi verso il termine della presentazione i relatori possano leggerle e eventualmente insomma rispondere ai dubbi che ci saranno. Lascio la parola ai relatori, intanto per qualsiasi cosa io sono in chat e mi trovate lì, e anzi adesso vi scrivo quello che vi ho promesso prima e buon webinar a tutti, a dopo. Grazie a te Federica, ciao a tutti, ben arrivati, grazie di aver deciso di trascorrere con noi questa oretta di caffè post pranzo dedicata ad approfondire i temi al governo aperto. Datemi solo un istante che condivido le mie slide così mi aiuto nella chiacchierata. Mi sembra che vediate tutti, sì, non vedo in chat, lo so, ok, grazie. L'idea è quella di parlare, di ragionare, di chiacchierare insieme a voi un tema che ci è caro da molto tempo, che appunto è il governo aperto e gli strumenti che aiutano la pubblica amministrazione a essere davvero compliance all'idea di apertura. Quando dico chiacchierata ci piacerebbe, parlo anche a nome di Massimo Di Rienzo, l'altro relatore di oggi, ragionare insieme a voi, quindi rilancio innanzitutto chiedendo a Massimo di Ciao intervenire in Gianfranco. qualche.
Ciao, ciao Massimo, è arrivato, ciao a tutti. Di intervenire in qualunque passaggio della chiacchierata che ci facciamo insieme e ugualmente rilancio quello che diceva Federico un attimo fa, potete usare la chat così come state facendo, il contenitore domande e risposte per provare a dialogare insieme. L'idea era proprio quella di mettere, di provare a ipotizzare con voi in associazione ad ogni modulo didattico che viene fruito in asincrono un momento di chiacchierata, un po' per dare ritmo alla didattica, un po' per conoscerci, per vederci per quanto possibile, vederci, ascoltarci e soprattutto per dialogare insieme. Quindi questi webinar ce li immaginiamo così come un momento di dialogo e ugualmente ve lo racconterà Federica a conclusione di questo webinar. Sulla piattaforma Moodle avete a disposizione un form dove evidentemente potete chiacchierare tra di voi oppure anche con noi ponendoci domande e qualunque altra cosa vi dovesse venire in mente. Quello che proviamo a fare oggi, io e Massimo, è darvi un'idea, un primo approdo, un ragionamento condiviso su che cos'è il governo aperto e quali sono le caratteristiche che lo compongono. Considerate che questo modulo è uguale. Pensato allo stesso modo, un modulo di introduzione di contesto, di condivisione del linguaggio, collocato all'inizio di ognuno dei corsi di cui vi ha parlato Federica prima, quindi siamo in un progetto che parla di governo aperto e quindi riteniamo utile, a prescindere dalla definizione del corso, partire col governo aperto e poi fare affondi su partecipazione in questo corso, accountability e open data e via discorrendo. Quindi lo dico anche per chi di voi avesse già seguito altri corsi, questo modulo, questo primo modulo introduttivo è propedeutico a tutto il resto delle didattiche, è comune a tutti i corsi. Che cos'è governo aperto? Di cosa parliamo quando parliamo di governo aperto? Sostanzialmente è la capacità della pubblica amministrazione di rendersi osservabile dall'esterno, cioè di creare quelle condizioni per cui qualunque soggetto esterno alla pubblica amministrazione abbia modo di comprendere quello che sta succedendo all'interno della pubblica amministrazione, come la pubblica amministrazione si muove, come decide di investire, quali attività sta realizzando, qual è lo stato d'avanzamento, quali sono gli interessi in gioco, come funziona. Molta della pratica, e qui il termine è un po' sfumato, lo vedremo prima, spesso queste capacità di accesso si fonde, si confonde, si sovrappone all'idea di trasparenza amministrativa. Vedremo che non è proprio così, o quantomeno certamente la trasparenza è una parte essenziale, però probabilmente quello che alle pubbliche amministrazioni si chiede nel momento in cui si parla di governo aperto è di fare un passo ulteriore. Ed è proprio su questo che ci piacerebbe provare a ragionare con voi, certamente guardando la normativa, guardando a quello che le pubbliche amministrazioni devono fare, ma soprattutto quello che possono e che potrebbero fare rispetto al paradigma del governo aperto. Cenni storici molto rapidi. L'idea di governo aperto, così come lo raccontiamo oggi, nasce più o meno negli Stati Uniti d'America nel secondo dopoguerra. In quel caso, tutta la pratica del governo aperto e la normativa che crea le condizioni amministrative affinché il governo aperto funzioni e diventi parte del modo in cui le pubbliche amministrazioni funzionano, è connesso al cosiddetto right to know, cioè al diritto di essere messi a conoscenza di quello che sta succedendo all'interno del governo, delle istituzioni pubbliche, sia per ampliare il concetto stesso di trasparenza, ma per migliorare il dibattito democratico e rafforzare la democrazia di un paese. Quindi alla base dell'open government c'è questa necessità e ci sono, nel corso del tempo, ci sono degli strumenti che in qualche modo lo rendono più semplice, più fruibile, più efficace, più efficiente. In realtà poi il passo anche da un punto di vista storico, arrivato a questo punto, visto che è trascorso qualche anno, l'idea di coniugare una pratica di apertura governativa a quella che in quel momento era la tecnologia emergente, cioè internet, la possibilità di accedere alle informazioni online, forse prima di tutti è venuta a Barack Obama, che già dalla sua prima campagna elettorale 2008, se non ricordo male, propone l'idea di questa nuova idea di trasparenza amministrativa. Barack Obama vince le elezioni e nei primi 100 giorni del suo mandato approva la cosiddetta Open Government Directive, siamo l'8 dicembre del 2009, e chiede alle pubbliche amministrazioni americane di fare una serie di cose. Questa è più o meno una sintesi delle richieste che Obama, come governo federale, fa a tutti gli stati degli Stati Uniti d'America, le traduco in italiano.
Pubblicare, innanzitutto pubblicare informazioni governative in formato aperto. Di qua di fatto nasce l'open data, cioè la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico in formato aperto. Evidentemente migliorare quelle informazioni affinché una volta esposte possano essere effettivamente utili e possono dare possono migliorare non solo il dibattito democratico, ma anche nel caso dell'open data in particolare la creazione di valore pubblico anche attraverso servizi privati. Istituzionalizzare una cultura di governo, questa probabilmente è la parte più interessante ed è quella che ci riguarda più da vicino e a mio avviso forse per una pubblica amministrazione è anche la più sfidante, cioè l'idea di non legare iniziative di trasparenza, di comunicazione a campagne, a esigenze del momento, ma provare a fare un passo ulteriore e istituzionalizzare la cultura di governo aperto creando dei quadri normativi abilitanti, facendo in modo che se c'è un cambio di governo, se c'è una successione, come è sacrosanto in democrazia, di figure di riferimento, il governo aperto possa permanere, possa diventare parte del meccanismo della pubblica amministrazione. Da questo punto di vista è curioso come effettivamente dopo il secondo mandato di Obama, c'è cioè una campagna elettorale particolarmente frizzante tra Donald Trump e la candidata del Partito Democratico, Hillary Clinton, vince Trump e appena arriva Trump, moltissime delle iniziative portate avanti da Barack Obama vengono in qualche modo molto ridimensionate, addirittura alcune spente, addirittura altre accantonate. Da questo punto di vista, secondo me, c'è una lezione importante, una lezione che si può apprendere anche da questa cosa, che moltissime delle cose di cui parleremo, delle cose di cui avremo modo di parlare, certamente investono la capacità amministrativa dell'amministrazione di portare avanti politiche di questo genere, ma ugualmente necessitano di essere rilanciate, di essere appoggiate, di essere individuate, spinte, sostenute anche dai vertici politici. Da questo punto di vista, credo ce ne sono tante anche in Italia di ottime iniziative che sono partite benissimo, poi nel corso del tempo si sono un po' perse anche perché cambiano i vertici e cambiano le priorità e quindi in qualche modo vengono ridimensionate. Altro cenno storico che ci è utile. Da questo punto di vista, andare a guardare come si arriva all'idea di governo aperto nei termini in cui ne parliamo oggi. Questo signore che vedete qui si chiama Tim O'Reilly, è un editore, è partito con delle pubblicazioni particolarmente rilevanti qualche anno fa, quando il web stava diventando una cosa di tutti i giorni, quindi è stato particolarmente bravo, acuto nell'individuare delle chiavi di interpretazione, per dirvi, è la persona che ha inventato il termine web 2.0, insomma, uno che era molto molto sul pezzo sulla discussione internazionale riguardo a come internet stesse diventando parte della vita delle persone osservando, considerate che è un ricercatore, quindi è una persona abituata a cercare di approfondire i fenomeni che osserva, in particolare ha dedicato un periodo lungo a osservare come funzionano le comunità, come funzionavano all'epoca le comunità di sviluppo software open source, come si riuscissero persone motivate dalla voglia di far cose, riuscissero a trovare una modalità di collaborare che poi effettivamente portasse allo sviluppo di software particolarmente utile. Ci sono e continuano ad esserci progetti open source, browser, player o qualunque altro tipo di software che utilizziamo ogni giorno, nato dalla voglia di qualcuno di realizzarlo e dalla collaborazione condivisa. Tim O'Reilly a un certo punto ci ragiona e dice: a questo proposito potremmo provare a utilizzare ad apprendere dalle modalità con cui funzionano queste comunità di sviluppo per migliorare la pubblica amministrazione. Di qui inizia a scrivere ed butta giù e pubblica questo paper che a distanza di anni ancora continua a essere particolarmente interessante. Si chiama Government as a Platform, l'idea che il governo sia una piattaforma su cui convergono interessi diversi, qualcuno spinge da un lato, qualcuno spinge dall'altro lato, la pubblica amministrazione ha il dovere di provare a sistematizzare tutte queste energie e generare valore pubblico che possa essere massimizzato da chiunque. L'idea di O'Reilly, poi rilanciata da Barack Obama, e quindi probabilmente la ragione per cui ne stiamo parlando oggi, è che certamente partire da standard aperti,
aperti, considerate che buona parte, tutto quello che riguarda la condivisione dei dati in formato aperto parte dalla necessità di farlo attraverso degli standard condivisi. Creare sistemi semplici per farli evolvere, progettare per la partecipazione, ed è una cosa che ci riguarda particolarmente ai fini di questo corso, cioè immaginare politiche pubbliche che si arricchiscono grazie al contributo dei soggetti che sono all'esterno, quindi in qualche modo includere, coprogettare. Imparare da chi è così abile dal riuscire a bucare i tuoi sistemi, imparare le hacker, guardare i dati, abbassare le barriere alla sperimentazione e chiaramente guidare dando l'esempio. In realtà questo è lo schema, questa specie di diagramma di Venn che con tre bolle, trasparenza, partecipazione e collaborazione, in realtà ci aiuta a fare una sintesi di quelle che sono le emergenze, cioè quelli che sono i cosiddetti pilastri del governo aperto. Trasparenza, partecipazione e collaborazione e poi associato ad ogni pilastro strumenti che in qualche maniera si sovrappongono. L'idea è quella di provare a ragionare in logica sinergica, nel senso che sarebbe un peccato fare molta, molta trasparenza se a questa trasparenza non venisse associato un momento di partecipazione pubblica. Ugualmente, fare partecipazione significa anche ipotizzare alleanze con i territori, con i soggetti esterni e collaborare direttamente con loro. Insomma, probabilmente una pubblica amministrazione che fa bene il proprio mestiere dal punto di vista del governo aperto è una pubblica amministrazione che riesce a dare vita a politiche pubbliche che tengano conto di tutti e tre questi aspetti. In realtà, e poi ve lo racconta Massimo meglio di come posso fare io, questo paradigma del governo aperto orientato su tre assi è in evoluzione, chiaramente oggetto di dibattito, poi Massimo vi racconta un po' meglio di che cosa si tratta. Noi invece proviamo a guardare molto rapidamente, perché cerco di non sforare, di cosa significa trasparenza, partecipazione e collaborazione, quantomeno arrivare a un po' di esempi, una definizione un po' più puntuale. Per partecipazione sostanzialmente parliamo della possibilità data a chiunque dalle pubbliche amministrazioni di essere coinvolti nella definizione, nel monitoraggio, nell'analisi delle politiche pubbliche. È una caratteristica proprio della pubblica amministrazione, la pubblica amministrazione lo fa da sempre, o almeno da un bel po', considerate che c'è una grandissima tradizione, ad esempio, di urbanistica partecipata che prevede che l'approvazione, che ha previsto da sempre che appena prima dell'approvazione di un piano regolatore che definisce come funziona il territorio cittadino, ci fosse un periodo di esposizione del piano e quindi che chiunque potesse eventualmente andare in comune e provare a ragionare sulle varianti di piano, provare a dire la sua e nel caso essere anche ascoltato. Questa idea evolve chiaramente, evolve anche a seconda degli strumenti a disposizione. Un esempio di evoluzione di piattaforma per la partecipazione pubblica è quella presidiata tra l'altro dallo stesso progetto di cui parlava Federica all'inizio, OpenGov, metodi e strumenti per l'amministrazione aperta, il progetto cui poi è alla base anche di questi corsi, e in questo caso partecipa a una piattaforma fatta per recepire, per le consultazioni pubbliche, quindi per recepire in maniera strutturata il feedback dei partecipanti. Considerate che la partecipazione pubblica, soprattutto, questo è uno di quei casi in cui i 2 anni di pandemia hanno molto impedito, per evidenti questioni di circostanza, la possibilità di partecipare ad arene pubbliche di discussione in presenza e ha molto rafforzato contestualmente la possibilità, sia da un punto di vista tecnico che metodologico, di portare avanti da parte di qualunque pubblica amministrazione momenti di partecipazione pubblica online. Per esempio, l'Agenzia per l'Italia Digitale qualche tempo fa si è trovata a dover aggiornare le linee di guida sui dati aperti, lo ha fatto anche su stimolo dell'Unione Europea, è cambiata la TSI, la direttiva sul riuso delle informazioni pubbliche, è stata aggiornata, sono state introdotte le novità e quindi l'Agenzia per l'Italia Digitale, giustamente, interpretando il proprio ruolo istituzionale, ha rimesso mano a questo documento. Per farlo, ha deciso di pubblicare su Partecipa una bozza di quello che sarebbe stato il documento definitivo, a chiedere a tutti, alla comunità di professionisti, di appassionati, di chiunque avesse voglia e competenze per farlo, di dare la propria opinione, il proprio punto di vista rispetto all'aggiornamento di questo documento. E quindi la revisione finale del documento, quello che poi effettivamente è stato pubblicato, ha tenuto conto
di tutte le istanze arrivate. Ugualmente, non so se nei comuni in cui vivete c'è un'esperienza di questo tipo, però moltissimi comuni italiani utilizzano un sistema che si chiama bilancio partecipativo, dove una parte del bilancio del comune viene messo, viene data la possibilità a tutti i cittadini, in forma più o meno aggregata, di decidere come verranno spesi questi soldi, riqualificare una piazza, sostenere un servizio pubblico che non è particolarmente forte, via discorrendo. Però è interessante vedere come anche in alcuni capitoli di spesa sia possibile, con metodologie e strumenti di questo tipo, convogliare le energie che ci sono sui territori affinché le risorse vengano spese al meglio e vengano soprattutto collocate in maniera razionale, cioè in maniera effettivamente conforme alle esigenze di quelle che sono i cittadini sui territori. Nella normativa italiana la partecipazione pubblica ha un paio di riferimenti, uno nel codice dell'amministrazione digitale, articolo 9 se non ricordo male, è dove il codice dell'amministrazione digitale, con quel linguaggio un po' da codice di amministrazione digitale, dice che le consultazioni telematiche possono essere fatte dalle amministrazioni, però insomma, non dice che le pubbliche amministrazioni devono necessariamente farle, dice che lo possono fare, mentre invece l'ultima, la precedente revisione al codice degli appalti ha introdotto il dibattito pubblico sul modello francese. Considerate che parlo della versione precedente a quella che ultimamente è oggetto di dibattito, anzi nella versione che dovrebbe essere approvata, questa parte sul dibattito pubblico è molto ridimensionata a ribasso, quindi da questo punto di vista c'è una discussione aperta, peraltro ne avrete probabilmente sentito parlare perché è una di quelle cose di cui si è parlato anche in TV. L'altra cosa che volevo dirvi su questo è che chiaramente a fronte della necessità di portare avanti momenti di dibattito pubblico, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha istituito una task force che dà supporto ai momenti di dibattito pubblico, a quelle opere sopra una certa soglia che dal punto di vista del codice degli appalti necessitano di un momento di dibattito pubblico. Passiamo invece al tema della collaborazione, che è particolarmente interessante. Non so se c'è qualcuno di voi che ci segue da Bari. Per esempio, la città di Bari da un po' di tempo ha un sistema di reti civiche urbane molto forte. C'è un momento in cui il comune stesso chiede ai cittadini di aggregarsi intorno a una roba chiamata reti civiche e diventa oggetto, e la rete civica diventa una sponda, un momento di dibattito e di discussione tra amministrazione e cittadini su alcune politiche pubbliche. È interessante vedere come attraverso lo sviluppo delle reti civiche urbane, per esempio una storica rete civica urbana è quella della città di Bologna, rete civiche Perbole, attraverso cui il comune di Bologna discute con i propri cittadini, con i propri utenti per cercare di capire come far funzionare meglio le politiche pubbliche. E la discussione è molto ampia, riguarda il trasporto pubblico, riguarda i servizi pubblici, riguarda ad esempio la stagione dei concerti estiva o cose di questo tipo. Insomma, è molto interessante vedere come all'interno di situazioni di questo tipo la collaborazione tra soggetti diversi, istituzionali e cittadini, possa portare effettivamente a migliorare la capacità di governo. Allo stesso modo, il quinto piano nazionale per il governo aperto e tutti i piani nazionali per il governo aperto, che in questo momento il Dipartimento della Pubblica porta avanti insieme a un'ampia platea di soggetti, prevede appunto la collaborazione tra soggetti istituzionali coordinati da funzione pubblica, quindi parliamo di altri ministeri, agenzie, via discorrendo, e membri della società civile uniti in un forum molti stakeholder. Anche qui l'idea è di far collaborare insieme su una politica pubblica molto ben definita come un piano strategico, soggetti di natura diversa, dandosi delle regole, rispettando le vicende e portando avanti delle attività. Altro esempio di collaborazione particolarmente fruttuosa e secondo me avviene nel momento in cui ci sono dei momenti di innovazione tecnologico-sociale che mettono la pubblica amministrazione un po' in affanno rispetto all'essere sul pezzo su alcune caratteristiche, il caso dell'intelligenza artificiale. Non so se qualcuno di voi ha visto la conferenza di Google ieri sera dove ha presentato le proprie funzionalità di intelligenza artificiale, una roba spaventosa, avveniristica,
E chiaramente questi sistemi finiranno per entrare anche nei servizi pubblici in qualche modo e il governo inglese, ad esempio, si è posto il problema sin da subito, ha detto proviamo a buttare giù, prima di provare a immaginare una normativa specifica, proviamo a buttare giù delle linee guida che aiutino le pubbliche amministrazioni nella definizione di algoritmi di intelligenza artificiale, sistemi di machine learning e via discorrendo. E quindi ha collaborato con soggetti diversi, università, centri di ricerca, la stessa Open Government Partnership per provare a definire queste linee guida e cercare di capire insieme ad altri soggetti come la pubblica amministrazione potesse far proprio questa innovazione di tipo tecnologico senza andare a compromettere quelle che sono le proprie funzioni, le proprie esigenze. Parliamo infine, terzo blocco del governo aperto, parliamo infine di trasparenza. In realtà, secondo me, come accennavo all'inizio, la parola trasparenza ne tiene dentro tante altre, nel senso che a seconda di come è declinata può avere accezioni differenti. La pubblica amministrazione lavora sulla trasparenza, è uno degli elementi fondativi insieme all'efficienza, l'efficacia, l'economia. Da questo punto di vista è importante, a nostro avviso, provare a ragionare insieme a voi sui vari tipi di trasparenza, provare a disambiguare una parola, delle volte forse anche un po' abusata all'interno delle pubbliche amministrazioni. Sicuramente quando parliamo di trasparenza, la prima cosa ci viene in mente è la cosiddetta trasparenza amministrativa, cioè quella trasparenza in qualche modo già prevista dal codice, già in qualche modo assimilata dalle pubbliche amministrazioni. Il decreto 33, per esempio, il fatto che tutti i siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni debbano ospitare una sezione che si chiama amministrazione trasparente e che raccoglie una serie di informazioni, ma anche lo stesso codice degli appalti pubblici è un elemento di trasparenza amministrativa. Nel momento in cui la pubblica amministrazione dà dei soldi a un soggetto privato, evidentemente lo deve fare in un regime di assoluta trasparenza. Trasparenza di assoluta accessibilità delle informazioni. Allo stesso modo la selezione del personale pubblico è certamente un momento che non può non essere soggetto a trasparenza affinché le pubbliche amministrazioni abbiano la possibilità di manifestare come selezione del personale, la possibilità di accedere agli atti da parte di chi volesse farlo e via discorrendo. Ugualmente interessante, però, è un certo tipo di trasparenza con cui delle volte la pubblica amministrazione si trova ad avere a che fare in maniera involontaria, cioè quando in alcuni casi dei giornalisti particolarmente bravi oppure situazioni di malaffare fanno emergere situazioni in cui le pubbliche amministrazioni si ritrovano a dover gestire una trasparenza che non è involontaria, cioè l'arrivo all'esterno di informazioni che fino ad allora non erano pubbliche. È il caso, ad esempio, di Edward Snowden, del famoso whistleblower del caso NSA americano di qualche anno fa. E proprio su questo è interessante, magari questo Massimo vi può dire qualcosa in più di quello che vi posso dire io, che in maniera molto pragmatica l'idea di raccontare, di poter dare la possibilità ai dipendenti pubblici di whistleblower, tradotto in italiano, suonatore di fischietti, cioè di allarmare, di suonare un campanello d'allarme rispetto a un ipotetico malaffare interno alla pubblica amministrazione, è anche contemplata dal codice. In particolare l'ANAC si occupa di presidiare questa tematica del whistleblower. Tra l'altro no, non so i dati quali siano i dati recenti, però fino a un po' di tempo fa erano decisamente molto pochi gli italiani che ricorrevano, vedo che Massimo annuisce. Che ricorrevano, anche perché qui c'è una questione culturale, probabilmente, nel senso che da noi l'idea di denunciare suona molto, anche l'idea che continuiamo a mantenere la parola inglese, no? Cioè un'accezione positiva in italiano è difficile trovarla, nel senso noi la tradurremmo come delazione, alla peggio ancora come infamata, non lo so, è una cosa. Invece potrebbe essere, invece, come vi dicevo prima, uno strumento molto pragmatico, uno strumento che è messo a disposizione di tutti i dipendenti pubblici e che molto probabilmente potrebbe essere usato un po' di più. Non so su questo se Massimo No, è vuoi una forma di aggiungere. partecipazione anche quella, una Esatto. partecipazione come si dice, di autoprotezione, perché il problema è non stai in un processo decisionale aperto per cui tu partecipi in quanto si cerca di includere il tuo interesse. In quel caso tu stai denunciando, segnalando il comportamento di un tuo collega o insomma, della tua organizzazione e quindi stai comunque partecipando, nel senso che stai riducendo le asimmetrie informative del sistema. E quello è.
è l'elemento che accomuna, per esempio, questo blogging è la partecipazione. Il fatto è che lo devi fare in un ambiente protetto perché tocchi in maniera molto forte, molto pesante, gli interessi o dell'organizzazione, o interessi occulti, ovviamente, non quelli. Cioè, certo. Però sono forme, esatto, di partecipazione. Se la partecipazione, se l'idea è che il governo aperto ha come obiettivo di ridurre le asimmetrie informative tra il potere, i cittadini, le associazioni, allora siamo sulla stessa linea, insomma. E più o meno va nella stessa logica di accesso alle informazioni a un provvedimento normativo che esiste da tempo negli stati, nei paesi anglosassoni, il cosiddetto FOIA, il Freedom, acronimo di Freedom of Information Act, che da qualche anno è presente anche nella normativa italiana. L'accesso civico generalizzato consente a chiunque di chiedere alle pubbliche amministrazioni di esporre delle informazioni non ancora pubbliche, purché queste informazioni non violino, ad esempio, la privacy piuttosto che interessi privati. È uno strumento che prima non c'era, ed è uno strumento molto potente di accountability, di trasparenza, di accesso alle informazioni, di riduzione della simmetria informativa, proprio perché permette, ad esempio, a un giornalista interessato ad approfondire un tema dove non è possibile trovare tutte le informazioni disponibili online o recandosi presso le pubbliche amministrazioni, non solo di avere accesso a quelle informazioni, ma di renderle pubbliche a sua volta. E questo è un passaggio chiave, cioè uno strumento di forte cassa di risonanza dell'amministrazione pubblica, che permette ai giornalisti, insomma, ai soggetti, o alle associazioni, insomma, ai soggetti esterni alla pubblica amministrazione, di accedere a quelle informazioni e poi di divulgarle a loro volta. Su questo chiaramente vi invito sul FOIA a guardare il centro di competenza del Dipartimento della Funzione Pubblica, che approfondisce il tema e riporta anche dati molto aggiornati su quello che è successo nell'ultimo periodo. Infine, trasparenza che ci piace moltissimo e infine il governo aperto, la cosiddetta trasparenza proattiva, cioè quella trasparenza con cui le pubbliche amministrazioni espongono delle informazioni in maniera aggiornata, puntuale, capillare, a prescindere dal fatto che esista o meno una normativa puntuale sul fatto che queste informazioni debbano essere esposte. Evidentemente stiamo parlando di dati aperti ed è la possibilità che le pubbliche amministrazioni rilascino le proprie informazioni in un formato strutturato che ne favorisce la rielaborazione, anche grazie all'utilizzo di sistemi tipo di analisi di database, devono essere cosiddetti dati machine readable, e abbiano una licenza libera che permette a chiunque di riutilizzarle. Ci sono moltissimi esempi italiani di ottime iniziative di trasparenza fatto attraverso i dati aperti. Un sistema di trasparenza e contabilità che mi piace moltissimo è quello dell'Open BIDAP del MEF, il Ministero dell'Economia e Finanza, della Ragioneria Generale dello Stato, che permette di avere accesso ai dati della finanza pubblica in maniera estremamente aggiornata. Credo che fanno un aggiornamento quasi mensile o trimestrale, non ricordo bene, e quindi di sapere, di conoscere come il nostro governo, il nostro paese, spende il proprio denaro. Evidentemente il sito si presta anche molto bene ad essere navigato, ci sono molte definizioni, anche perché qui, lo citava Massimo prima, c'è anche un enorme problema di simmetria informativa, nel senso che a me me lo puoi dare il bilancio dello Stato, ma pure se lo apro non ho più pallida idea di che cosa significa, perché è una roba di una complessità inaccessibile. Invece lo sforzo che il MEF fa attraverso questo portale assolutamente apprezzabile è quello di divulgare anche queste informazioni, cioè di renderle comprensibili anche a chi non è un esperto di finanza. Evidentemente però, se ci sono degli esperti, grazie alla possibilità di scaricare e rielaborare i dati, è possibile fare nuove letture di queste stesse informazioni. È quello che ad esempio fa questo collettivo che si chiama Copernicani, attraverso questo sito che aggiornano anno dopo anno, cioè legge finanziaria dopo legge finanziaria, e vi mostra come, con dei grafici interattivi molto facili da navigare, molto estremamente facili da comprendere, com'è che funziona il bilancio dello Stato, come si evolve, come si ripartisce. Ripeto, dateci un'occhiata guardando il portale, adesso non abbiamo tempo per farlo insieme, però vi assicuro che è un ottimo sistema per spiegare anche a chi non è particolarmente esperto com'è che funzionano i dati. Da questo punto di vista l'open data è anche uno strumento potentissimo di divulgazione delle informazioni scientifiche, così da
cosiddetta open science, e dà anche la possibilità a molte pubbliche amministrazioni di offrire servizi ai cittadini. Da un lato, ad esempio, noi su un progetto che stiamo portando avanti, che si chiama Piccoli Comuni, grazie ai dati aperti rilasciati da moltissime pubbliche amministrazioni, siamo riusciti a fare una progettazione data driven del progetto, cioè partendo dai database in formato aperto. In quel caso si trattava di creare una condizione di conoscere le condizioni di contesto dei piccoli comuni italiani, comuni al di sotto dei 5.000, di 5.000 abitanti, e siamo riusciti a trovare una serie di database pubblici che riportavano dati, e quindi si fa una progettazione molto più puntuale rispetto alle esigenze dei singoli comuni, e quindi scrivere un progetto almeno in potenza più efficiente. Allo stesso modo, la possibilità di accedere all'informazione pubblica è una cosa che cambia la vita delle persone anche in maniera molto diretta, molto semplice. Ad esempio, moltissime scuole, municipi qui a Roma, ad esempio, lo fanno quasi tutti, credo, una volta che hanno sottoscritto il contratto con le società di servizio che preparano il pasto per le scuole pubbliche di tutta la città di Roma, rilasciano questi dati in formato più o meno aperto, in realtà è un PDF che è molto facile da craccare, e c'è questa applicazione che salva la vita, almeno la mia personale vita, quando la sera torno a casa e devo andare a fare la spesa, vedo cosa ha mangiato mio figlio a scuola quel giorno e mi posso regolare più o meno per capire cosa gli cucinerò a cena. Ed è un'informazione pubblica che diventa particolarmente utile, particolarmente interessante nel momento in cui hai un'esigenza specifica. Quindi i dati esposti in formato aperto dalla pubblica amministrazione creano delle condizioni di conoscenza di cui possiamo evidentemente beneficiare tutti, anche in cose più piccole, come in questo caso. Gianfranco, poi magari un giorno faranno un'app che ti dà pure che cosa effettivamente ha mangiato tuo figlio, perché il problema è quando glielo chiedi ti dice no, ma tende a mentire. Esatto. No, in realtà sì, non lo so, vediamo, ci sono maestre che spiano, oppure me ne rendo conto da come sporca la maglietta. No, poi l'altra cosa, evidentemente, chiaramente siamo sotto GDPR, quindi qualunque dei dati di cui abbiamo appena parlato prima, cioè il vincolo della privacy, però su questo ci sono decine di... Gianfranco, scusa, ecco, c'è qualche problema di audio. Esatto, pensavo fossi io, ma ho visto anche Massimo muoversi, quindi ho detto no. Okay, si è congelato, sì. Gianfranco, vedi, a parlare della scuola. Esatto, delle mense, del cibo. Ok, quindi vi rassicuriamo che non siete voi, ma c'è un problema di Gianfranco, che okay, aspettiamo che risolva. Intanto vedo... rispondo a qualche domanda, magari. Perfetto, Massimo, sì, c'è qualche riflessione. Sì, no, ma intanto sono d'accordo che appunto la pubblicità degli atti è qualcosa di diverso dalla partecipazione attiva, assolutamente. La pubblicità degli atti è un obbligo ormai abbastanza risalente, insomma. La partecipazione attiva è una pratica di governo aperto, invece, ancora tutta da sperimentare, anche se ci sono importanti esperienze, ma in Italia ancora poco praticate. È anche il motivo per cui facciamo questi corsi, no? E poi l'altra cosa interessante di Gennaro, che diceva: ma perché cambiano ogni tanto questi pilastri del governo aperto? Infatti io ne parlerò anche un po' di questo, cioè, ma da dove vengono fuori questi pilastri del governo aperto? E quando poi fu fondato il governo aperto si presero alcuni di questi pilastri: trasparenza, accountability e partecipazione, ma poi piano piano questi elementi hanno subito un'evoluzione, tanto che, per esempio, se poi tempo fa nel sito internazionale di OGP, di governo aperto, non c'era nemmeno una citazione dei pilastri, anche perché si voleva dare un po' la libertà per far evolvere queste cose qui. Anche, per esempio, l'integrità, che è la cenerentola dei pilastri, perché è l'ultimo che è arrivato, insomma, alcuni ce la inseriscono, noi ce la inseriamo. Per esempio, nel governo aperto italiano l'integrità ha un ruolo fondamentale, mentre per esempio altri stati non la citano. Noi lo facciamo anche perché, diciamo, seguiamo un pochino le orme dell'OCSE, che nel 2017 ha
ha generato una definizione molto importante di integrità pubblica, e anche per una questione legata al fatto che dall'esperienza si è visto che la sola trasparenza non riesce a garantire, come dire, la qualità e l'integrità delle decisioni pubbliche, perché interviene probabilmente in alcuni casi troppo a valle delle decisioni. Cioè, l'integrità permette di presidiare il processo decisionale pubblico a monte, cioè quando si va a formare, un po' come la partecipazione, è un contraltare della partecipazione, mentre la trasparenza e l'accountability lo presidiano a valle, e quindi c'è bisogno di rafforzare, come, i contrafforti del processo decisionale pubblico quando è ancora in via di formazione, non solo quello amministrativo, anche quello politico. Ma ecco che è tornato Gianfranco, che si era congelato precedentemente e poi dopo... Ma che ci ha detto dal backstage che puoi anche iniziare. Posso, Massimo? Sì. No, okay. Scusate, è andata giù la corrente a caso, perdonate, ho praticamente finito però, quindi sì, non so esattamente a che punto mi sono bloccato, però più o meno parlavamo della questione dibattuta anche in chat su quali sono i veri pilastri del governo aperto, accanto a trasparenza, partecipazione, accountability, collaborazione, insomma, probabilmente l'integrità da un po' di tempo ha un ruolo chiave, e Massimo Di Rienzo è la persona giusta per spiegarvi di che cosa si tratta. A te, Massimo. Ok, cioè, quindi in realtà io sono partito proprio da quello da cui volevo partire, no? La Cenerentola dei pilastri del governo aperto, l'integrità, no? È arrivata alla fine, nel 2017 l'OCSE fornisce una propria definizione di governo aperto che in questo momento è un po', noi la prendiamo come punto di riferimento, insomma, no? E nella raccomandazione sul governo aperto definisce il metodo del governo aperto come una cultura di governo che promuove i principi della trasparenza, integrità, partecipazione a supporto della democrazia e della crescita inclusiva. Quindi fa una scelta di campo piuttosto importante. Ma che cos'è l'integrità? Perché poi l'integrità è una parola piuttosto polisemica, nel senso che se ne parla tanto. Per esempio, l'integrità la trovate come principio anche nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici italiani, nell'articolo 3, insieme a tanti altri principi spesso citati e spesso non descritti in maniera così puntuale. Secondo l'OCSE invece, nelle raccomandazioni del Consiglio dell'OCSE, l'integrità pubblica si realizza attraverso un consolidato allineamento e una costante osservanza di valori etici condivisi, principi e norme, al fine di difendere e dare priorità all'interesse pubblico rispetto agli interessi privati. Diciamo che questa definizione è molto importante perché descrive l'integrità su due piani. Su un primo piano, l'integrità è un allineamento e un'osservanza costante a degli standard. Infatti siamo standard di integrità. E dove li troviamo questi standard? Beh, normalmente li troviamo nei codici di comportamento dei dipendenti pubblici, nei codici etici, nei codici di comportamento, nei codici etici degli organi parlamentari. Ecco, qui troviamo un problema subito per l'Italia, perché non ce l'abbiamo un vero e proprio codice di comportamento. Nelle procedure delle policy di gestione dei conflitti di interessi, ecco un altro posto dove dovremmo trovare questi standard di integrità, perché uno standard di integrità condiviso ormai a livello mondiale è che in situazioni di conflitto di interessi il decisore pubblico si dovrebbe astenere, no? Questo è noto a tutti. Altri standard di integrità li troviamo nei rapporti tra gruppi di interessi e decisori pubblici, quindi tutto il tema che per esempio ha a che fare con le lobby, la gestione appunto dei rapporti tra gruppi di interessi. Quindi diciamo, questo è un pacchetto di standard che dovrebbe stare a presidio di che cosa? Di una cosa molto importante. Come vedete, difendere e dare priorità all'interesse pubblico rispetto agli interessi privati. Quindi l'integrità è qualcosa che sta, come dire, governa un po' quella battaglia infinita, no? Tra interessi pubblici e interessi particolari, non chiamiamo nemmeno privati, perché in realtà non è solo interessi privati, interessi particolari, cioè l'interesse della collettività e gli interessi dei singoli o dei singoli che si organizzano all'interno di gruppi specifici, no? Anche la partecipazione fa questo, se ci pensate, però
lo fa attraverso il dialogo, l'inclusione degli interessi, mentre l'integrità lo fa attraverso gli standard che sono soprattutto a carico del decisore pubblico. Cioè, si difende, si dà priorità all'interesse pubblico se il decisore pubblico fa certe cose oppure non fa certe altre cose, no? Vediamo un pochino meglio questo, perché in realtà più che la complessità di questi standard sta nel fatto che in realtà costituiscono quasi un profilo di un dipendente pubblico, di un decisore pubblico o di un soggetto politico che fa delle scelte in ambito pubblico, che noi chiamiamo stile relazionale, perché prima di tutto ha a che fare con le relazioni della sfera privata del decisore pubblico stesso. Il conflitto di interesse è un classico esempio. Il conflitto di interesse si attiva proprio quando c'è un'interferenza degli interessi e delle relazioni della sfera privata di un agente pubblico, di un decisore pubblico, all'interno di un processo decisionale pubblico. Quindi vi faccio un esempio di quanto sia importante e probabilmente il motivo per cui è stata inserita l'integrità all'interno dei pilastri dell'open government. Si fa molto, non so, Gianfranco, se tu segui tutte le questioni legate per esempio al valore pubblico, no? Questa idea di valore pubblico che sicuramente sta diventando centrale perché diciamo è l'obiettivo che le amministrazioni devono perseguire all'interno, per esempio, dei piani integrati di attività organizzazione, i PIAO, no? Ti faccio un esempio. Normalmente, forse anche banalmente, si riferisce come valore pubblico, per esempio, la costruzione di un'opera pubblica. In realtà bisogna capire un po' meglio che significa valore pubblico. Per noi valore pubblico ha a che fare anche con l'integrità e il presidio appunto dei processi decisionali. Vi faccio l'esempio per esempio di una grande opera pubblica italiana, il MOSE. Poi, non so se vuoi, se ti ricordi un po' la storia del MOSE di Venezia, no? Il MOSE di Venezia è quel meccanismo molto sofisticato che permette alla laguna di Venezia di non venire allagata con le maree o con i venti nel fenomeno dell'acqua alta, no? Non so se vi ricordate. Il MOSE però ha avuto parecchi problemi, diciamo, di gestione, insomma. E quando andai a fare un convegno una volta nei pressi di Venezia, incontrai un giornalista e mi raccontò che il MOSE era l'opera pubblica che aveva subito maggiori costi di corruzione. E io gli ho chiesto, ma come, in Italia? Dice, no, in tutte di tutte le opere pubbliche sono state studiate. Cioè, il MOSE aveva tirato fuori, diciamo, succhiato dalle casse dello Stato il quantitativo maggiore di risorse, no? Anche però mettendo a disposizione di quel territorio un presidio e una difesa. In realtà il MOSE, se ci pensate, ha risolto alcuni problemi, perché ultimamente è stato attivato e è stata garantita appunto il fatto che sono stati bloccati questi fenomeni di acqua alta. Ebbene, il risultato c'è stato, nel senso che è attivo, funziona, ma in termini di integrità è stato un vero disastro, perché se è stato premiato un interesse pubblico, sono stati però, come dire, insieme all'interesse pubblico, premiati soprattutto degli interessi privati. Quindi noi abbiamo avuto un risultato in termini di opera pubblica, ma abbiamo avuto anche un disastro in termini di integrità. Ecco, il valore pubblico è il delta che c'è tra risultato e integrità. Se noi abbiamo una situazione del genere, abbiamo un delta sicuramente negativo in termini di valore pubblico. Poi potremmo avere un'opera pubblica che è stata realizzata secondo i crismi della norma e avremo un delta, diciamo, uguale a zero. E invece avremo un delta positivo se noi inseriamo all'interno del processo decisionale gli elementi, per esempio, propri dell'open government. Per esempio, immaginate se il MOSE fosse stato realizzato attraverso un dibattito pubblico, cioè una forma di partecipazione evoluta, che in questo momento in Italia è stata presente all'interno del codice di appalti fino all'ultima
l'ultima modifica, adesso è stata un pochino, non dico eliminata, però insomma sicuramente depotenziata. Ecco, se noi abbiamo un dibattito pubblico all'interno del processo decisionale, allora sappiamo che alcuni interessi verranno inseriti e probabilmente l'interesse pubblico sarà sicuramente perseguito, ma non saranno distrutti i meccanismi di integrità all'interno di quel processo decisionale. Allora avremo un delta positivo in termini di valore pubblico. Insomma, perciò è così importante l'integrità nel governo aperto. Perché non è una questione solo di trasparenza. Che la trasparenza ci dice se un'opera, come è stata finanziata, quanti soldi sono stati spesi, se poi effettivamente è efficace nel tempo, mentre l'integrità ci parla di chi è stato premiato, di chi ci ha guadagnato veramente nella predisposizione di quell'opera. Molte opere pubbliche italiane probabilmente non servivano, sono state pensate e decise solo per premiare degli interessi particolari. E questo, insomma, nel tema soprattutto odierno dell'attuazione del PNRR è un tema centrale, no? Voi sapete benissimo che cosa significa. Allora, l'integrità è a presidio di questi fenomeni che voi vedete qui descritti, che sono fenomeni vecchi e nuovi. Conflitto di interessi è un fenomeno ovviamente antichissimo, se ne parlava già all'epoca di Platone. Sicuramente però la lobbying, l'attività di lobbying è un pochino più recente e nasce con le moderne democrazie. Di per sé il lobbying non è una parola negativa, ma bisogna associare, cioè, l'aggettivo qualitativo occulto, perché in quel caso invece cominciano ad esserci problemi. Poi abbiamo alcuni fenomeni un po' meno noti, come per esempio le porte girevoli, che sono fenomeni sempre di conflitti di interessi, però un pochino diversi, lo state capture, che in realtà è proprio il sequestro del decisore pubblico ad opera di interessi particolari, e questo lo vediamo soprattutto nei regimi autocratici e nei regimi totalitari. E poi abbiamo le cleptocrazie, che come sono ovviamente molto più note adesso a seguito di quello che è successo un po' anche con la guerra in Ucraina. In tutti questi casi il decisore pubblico è sotto attacco, e allora dobbiamo aiutarlo, insomma, che sia un dipendente pubblico, che sia un dirigente, che sia un politico, dobbiamo aiutare chiunque ha una funzione pubblica a capire come muoversi, fornendogli appunto degli standard di integrità, ok? Quindi il rafforzamento dell'integrità pubblica è un asse centrale, diventa un asse centrale del governo aperto, e si fa in tanti modi. Noi in Italia stiamo scegliendo la modalità, come diceva il dottor Angeletti all'inizio, questo è l'anno delle competenze, noi stiamo cercando di sviluppare specifiche competenze e conoscenze per dare a questo tema dell'integrità lo spazio importante e necessario di cui c'è bisogno in Italia in questo momento. Per esempio, una classica azione di OGP, di governo aperto sull'integrità, che si accompagna a un'azione di trasparenza, è quello delle agende pubbliche. Domani mattina, se volete, potete assistere a un importante evento, sempre nell'Open Government Week, che si chiama proprio agende aperte. Lo organizziamo noi, anche se io non sarò presente, ma ci sarà Valentina Donini della SNAI. Noi siamo molto attenti a questo tema qui, cioè a rendere trasparenti gli incontri tra i decisori pubblici e i portatori di interessi, soprattutto nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Le agende pubbliche però sono, se ci fate caso, un'operazione di trasparenza. Non basta dare trasparenza a questi incontri, bisogna anche rafforzare questa trasparenza con standard di condotta per i decisori pubblici. Cioè, da una parte dobbiamo dire apriamo queste agende, dall'altro dobbiamo dire ai nostri decisori pubblici: guarda che tu puoi ricevere i gruppi di interessi solo all'interno di un determinato contesto, puoi dare un certo tipo di informazioni e non puoi dare un altro tipo di informazioni. Puoi ricevere dei doni? Non puoi ricevere dei doni da questi, dei doni in senso ampio, delle utilità in generale, no? Anche perché, come sapete benissimo,
il tema è rilevantissimo, no? In Italia abbiamo avuto situazioni in cui decisori pubblici hanno fornito informazioni fuori dal contesto istituzionale, hanno incontrato portatori di interessi occulti fuori dal contesto istituzionale. Lo vediamo a tutti i livelli, lo vediamo soprattutto in fase di attuazione di politiche come il PNRR, che, come dire, dal momento che sono politiche emergenziali, fanno proliferare i centri decisionali e informativi occulti, diciamo così, per risolvere dei problemi contingenti, cioè per permettere che l'attuazione abbia effettivamente luogo. Questo è un classico esempio di un'azione OGP in chiave trasparenza e integrità. Si rafforza la trasparenza delle agende dei decisori pubblici, ma gli si spiega come si devono comportare, che stile relazionale devono avere nei confronti dei gruppi di interessi privati. Vedete come è importante questo binomio. Nel caso del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, diciamo, lì abbiamo tantissimi standard di integrità, che sono per esempio di gestione dei conflitti di interessi, che hanno a che fare con la gestione dei compensi, dei regali o di altre utilità ricevute, l'adesione a partecipazione alle associazioni o organizzazioni, i rapporti di collaborazione pregressi, che è un'altra forma del conflitto di interessi, e i comportamenti nei rapporti privati e in servizio. Diciamo che il codice di comportamento dei dipendenti pubblici identifica un profilo di decisore pubblico, no? Integro, secondo i dettami che prima abbiamo provato a darvi. Il problema è che mentre i nostri cari dipendenti pubblici, di cui probabilmente voi siete gran parte rappresentanti, hanno un codice di comportamento che ha un po' questa finalità, per esempio la politica non ce l'ha. Non ce l'ha la politica, non c'è, e solo adesso nella cultura italiana, per esempio di impresa, si cominciano ad osservare, soprattutto dopo l'entrata della legge 231 del 2001, si comincia ad avere anche i codici etici all'interno dei modelli organizzativi. Quindi, come vedete, stiamo piano piano transitando in questa era in cui c'è più attenzione verso l'integrità dei processi decisionali pubblici. Però ovviamente siamo in una situazione ancora molto, molto arretrata, anche e soprattutto rispetto ad altri paesi. Un ultimo esempio di come si gestisce l'integrità è quello delle asimmetrie informative di cui parlavamo prima. Non esiste solo la trasparenza, esiste anche la data protection, cioè la protezione. Se voi fate, esiste anche il segreto d'ufficio, cioè un dipendente pubblico, comunque un decisore pubblico, di fronte a un'informazione, non è detto che la debba per forza sempre dover aprire. È chiaro che noi siamo, come atteggiamento, essendo diciamo all'interno di un progetto che si chiama Open Government, l'idea è quella di essere trasparenti al massimo, e ci mancherebbe altro, ma non tutte le informazioni devono essere trasferite all'esterno. Per esempio, ci sono alcune informazioni riservate, per esempio le informazioni su un bando di gara, che non devono essere socializzate all'esterno ad operatori economici, perché questo avvantaggerebbe uno specifico operatore economico e si andrebbe a minacciare l'imparzialità della gara. Allora, in quel caso, la simmetria informativa non deve essere risolta, ma deve essere preservata, così come deve essere preservata. Facciamo un esempio ancora più terra-terra, diciamo. L'articolo 5 del codice di comportamento afferma, stabilisce che un dipendente pubblico deve dichiarare la propria appartenenza ad associazioni o organizzazioni il cui ambiti di interesse possono interferire con lo svolgimento di quello che fa. Questo però è un limite che è codificato, che è quello dei sindacati e dei partiti politici, ma poi nel tempo noi sappiamo che sono stati, siccome evolvono anche le sensibilità, noi abbiamo dei dubbi se un dipendente pubblico debba socializzare l'informazione rispetto all'appartenenza, per esempio, a un'associazione da cui si può evincere, per esempio, la sua condotta sessuale o il suo stato di salute o la sua situazione economica. Insomma, tutti quei dati che si chiamano sensibili, quelle informazioni sensibili, che vanno tenute riservate. Quindi non è una questione solo di trasparenza, il problema è molto più ampio. L'integrità presidia anche sia che le informazioni che
devono essere rilasciate, ma anche quelle che devono essere tenute riservate. È un ambito un pochino più complesso. Per concludere, vi faccio vedere solo quest'ultima slide. Questo è un po' il profilo, sono i nuclei tematici dell'integrità pubblica. Da una parte gli standard a tutela del principio di imparzialità, che sono tutti quelli che si occupano del conflitto di interessi per mantenere ecologicamente protetta la funzione, il ruolo pubblico, che è un ruolo molto particolare. È un ruolo appunto che deve premiare l'interesse collettivo e non l'interesse dei singoli privati o di interessi particolari. Poi abbiamo tutti gli standard che fanno riferimento ai comportamenti in servizio nei rapporti privati, che hanno a che fare come l'integrità intesa come rapporto verso i destinatari. I destinatari non sono i nostri padroni, non sono i padroni del gioco, è la collettività il padrone del gioco. Questo per esempio in sanità è molto difficile da spiegare. Poi abbiamo gli standard di gestione delle informazioni, per avere un rapporto ecologico rispetto alle informazioni, come vi dicevo prima. E poi per finire, ma insomma forse la cosa più importante, sono i comportamenti organizzativi della dirigenza e la cosiddetta leadership etica. Ecco, questo è un po' il profilo di un decisore pubblico che si mantiene integro rispetto a un processo decisionale. Insomma, se riesce a stare dentro queste quattro forme di ecologia, noi siamo abbastanza convinti che non solo la fiducia in quell'amministrazione, in quell'istituzione venga rafforzata, ma che si abbiano anche proprio dei veri e propri risultati in termini di economicità e di buon andamento. Ricordate sempre il MOSE, che è costato molto di più di quello che avrebbe, ma molto, molto di più di quello che doveva costare, probabilmente non funziona nemmeno come dovrebbe funzionare se fossero stati presidiati maggiormente questi ambiti di intervento qui. Ok? L'integrità non è solo una questione della pubblica amministrazione, l'integrità è una questione della politica, del mondo del business, della società civile, perché anche per esempio i processi partecipativi in cui vengono inclusi le organizzazioni della società civile hanno i loro codici di comportamento, devono sviluppare delle forme di tutela e di presidio, per esempio dell'imparzialità. Quindi non è anche un processo partecipativo ha i propri codici di comportamento, ha il presidio del conflitto di interessi, per esempio. Io ho bisogno di sapere se un interesse che viene rappresentato, chi lo rappresenta e se quello che la persona che lo rappresenta magari mi rappresenta anche altri interessi, magari interessi che io non conosco. Però la vera sfida che noi di OGP Italia vorremmo un po' prendere è che questo discorso si trasferisca nelle aule della scuola, a scuola di tutti i livelli, e si comincia a parlare già da lì, già in tenera età, di questi nuclei tematici, ovviamente codificati e rappresentati secondo poi gli schemi che un bambino può apprendere, no? Immaginate l'ecologia delle relazioni, per esempio, è un tema fantastico su cui lavorare. E qui mi fermo, insomma, poi se volete approfondire il sito lo conoscete, è Italia Open Gov, c'è tutta una parte su anticorruzione e cultura dell'integrità dove ho provato a spiegare un po' meglio anche questo di cui abbiamo parlato oggi, però se volete altre informazioni non esitate, cioè chiamatemi o scrivetemi o parlate, ne parliamo direttamente. Grazie Massimo, grazie Gianfranco per il vostro intervento. Allora, abbiamo nel box domande e risposte delle riflessioni. Non so se vogliamo prenderci un momento adesso, magari lo riserviamo per i prossimi appuntamenti, perché il tempo... Stiamo un po'... Ok, per i prossimi appuntamenti, perché c'è poco tempo. Allora, adesso intanto ringrazio ancora tutti per la vostra partecipazione, ma chiedo ai partecipanti del corso di partecipazione di trattenersi un momento. Quindi se io ringrazio Gianfranco e Massimo, se volete restare con noi ne siamo felici, altrimenti insomma dedichiamo questi ultimi minuti alla presentazione del corso. Allora, io ricondivido le slide. Le vedete bene? Sì? Sì, sì, vediamo bene. Okay. Vediamo bene. Ok, allora, il corso, come sapete, è un corso in apprendimento autonomo di 5 settimane. Ha avuto inizio il 9 maggio, o per chi si iscriverà entro domani avrà inizio da
dal momento in cui si iscriverà e durerà per 5 settimane fino al 14 giugno. Ci sono 4 moduli didattici che rilasceremo ogni martedì, per cui ogni settimana verrà svelato un nuovo modulo. Al momento è stato svelato il modulo 1, che è quello che la maggior parte di voi avrà già visto e magari fruito, e poi di settimana in settimana andremo avanti. Per ogni modulo ci sono video lezioni, tutorial e interviste. Alla conclusione di ogni modulo c'è un test di autovalutazione. Poi all'interno del percorso di formazione ci sarà un'esercitazione, un'esercitazione sempre da fare a distanza, che vi verrà coinvolte due fasi, che poi insomma vi spiegheremo a tempo debito. E all'interno sempre dei contenuti ci sono questi 4 webinar online, quindi c'è una parte di apprendimento autonomo in asincrono, che è la maggior parte del corso, e questi 4 appuntamenti webinar in sincrono, di cui potrete però vedere anche le registrazioni, perché conteranno comunque come completamento del corso. Quindi nel caso non abbiate modo di partecipare alle 4 date previste, non vi preoccupate, al termine di ogni appuntamento noi caricheremo in piattaforma le slide e la registrazione dell'evento, quindi potete tranquillamente rivedere quella. Una cosa molto importante, questo è come si presenta l'interfaccia del corso, è il come comunicare all'interno del corso. Allora, come avete già forse avuto modo di vedere, ci sono 2 forum, un forum notizie e un forum discussione. Il forum notizie permette a noi dello staff di comunicare a voi partecipanti. All'interno del forum notizie a scrivervi ci sarà la tutor del corso, per la maggior parte insomma all'interno della piattaforma ci sarà la mia collega Marta, mentre io mi occuperò della parte sincrona dei webinar, quindi vedrete arrivarvi delle comunicazioni dalla collega Marta, all'interno delle quali appunto ci saranno tutte le comunicazioni di servizio, se è stato aperto un modulo, se c'è una deadline da rispettare, eccetera. Mentre per comunicare tra voi partecipanti o invece per rivolgersi a noi dello staff, dovete usare il forum discussione, quindi il forum che vedete a destra del forum notizie. Basta che ci cliccate e aggiungete un argomento di discussione. Anche lì c'è stato già Marta ha messo una comunicazione su come aprire un nuovo thread, quindi avete anche lì tutte le informazioni all'interno del corso. Per qualsiasi necessità, non esitate a scrivere sul forum, vi risponderemo insomma quanto prima possiamo. Sempre all'interno del forum discussione, dal momento che molte delle domande che magari ci potrete rivolgere sono domande che possono essere utili per tutti, e che magari la domanda che non avete rivolto voi può averla già rivolta un vostro collega, è importante la sottoscrizione a questo forum per far sì che ogni thread che venga aperto possa essere anche visto e comunicato all'interno della vostra mail con una notifica. Per sottoscrivere il forum dovete andare nella parte sinistra della schermata del forum e cliccare su sottoscrivi questo forum. C'è anche la possibilità di sottoscrivere comunicazione per comunicazione, quindi se non volete sottoscrivervi all'intero forum, ma volete sottoscrivere conversazione, una discussione specifica, potete fare anche quello. 2 blocchi molto importanti che ci sono nella home page e che vi consiglio di guardare con frequenza è il blocco notizie recenti e il blocco calendario. Questi 2 blocchi vi faranno tenere aggiornati su quello che è stato pubblicato all'interno della piattaforma volta per volta. Forse lo avete già fatto, perché anche queste sono comunicazioni e indicazioni che sono state già date, però ve le rinfreschiamo in questa occasione. Altro aspetto importantissimo è quello della sottoscrizione del patto formativo. Quindi non appena entrate all'interno della home page del corso, sottoscrivete subito il patto formativo, perché altrimenti non potrete accedere a tutte le risorse, a tutti i moduli conseguenti. Quindi appena entrate, leggete e sottoscrivete il patto, così che il corso pian piano poi vi si possa svelare. Nonché poi la consultazione della guida e delle domande frequenti che abbiamo elaborato per rispondere insomma a primi dubbi che possono esserci.
Ecco, questa è una panoramica di come si presenta il modulo, questo è il primo modulo, quello che avete già a disposizione. Vi faccio notare che sulla parte destra di ogni risorsa appare una spunta, forse molti di voi già lo sanno, ma insomma lo ripeto per chiarezza. Quella spunta è la spunta di completamento, e la spunta di completamento si vedrà completata appunto quando quella risorsa è stata fruita. Quindi potete in qualche modo controllare il completamento del vostro corso andando a vedere se le spunte sono state checkate oppure meno, o meno. Altra cosa importante, il corso, per raggiungere l'80% di completamento del corso, che è la percentuale utile per l'attestazione, occorre fruire dei contenuti che appunto sono in apprendimento autonomo. Quindi abbiamo detto le video lezioni, i tutorial, le interviste. È necessario svolgere i test di autovalutazione che sono presenti a fine modulo, un quiz di autovalutazione che sarà presente alla fine del corso, quindi ancora non c'è, ma sarà presente in piattaforma. Svolgere l'esercitazione a distanza che renderemo visibile nei giorni che sono predisposti dal calendario e fruire dei 4 webinar. Come vi ho detto prima, i 4 webinar non avete modo di fruirli in live, non c'è problema, ci sarà la registrazione, metteremo la registrazione all'interno della piattaforma, quindi potete rivedere quella. Ciò che non conta invece alla fine del completamento del corso sono la visione delle dispense e la visione delle slide dei webinar. Ecco, questo per amore di chiarezza lo diciamo, così che possiate anche voi rendervi conto di quello che occorre fare per arrivare al completamento dell'80%. Questo è insomma è quanto dovevo dirvi. Per qualsiasi insomma, informazione, per qualsiasi dubbio, per qualsiasi cosa non vi sia chiara, scriveteci sul forum, cioè la collega Marta ed io, insomma, che vi possiamo rispondere appena possibile. Questo che abbiamo visto oggi è stato il primo webinar degli 4 appuntamenti che sono dedicati a questo corso. Ci rivediamo nelle prossime date, che sono appunto il 16 maggio, il 26 maggio e il 5 giugno. Per cui io adesso vi lascio e vi saluto per questo primo appuntamento e ci rivediamo al 16 maggio. Grazie a tutti per la vostra partecipazione e ci risentiamo. Ciao, grazie mille. Ciao, grazie anche da parte mia. Ciao. Buona serata. Ciao Gian.